Torniamo in diretta, 13:38, 39 minuti ormai, saremo assieme fino alle 14:30, dalle 14:05 fino alla chiusura. Avremo con noi in collegamento l'avvocato Gianfranco Carbone, politologo, per analizzare la situazione al netto poi di quanto abbiamo sentito da parte di Mario Draghi, cioè l'aver accettato con riserva all'appello di Mattarella. Lo leggiamo anche dal Corriere della Sera nella versione web. Draghi accetta l'incarico con riserva, vincere la pandemia e rilanciare il paese. Mi rivolgerò ai partiti, fiducioso che emerga unità. Movimento 5 Stelle si spacca, Grillo ai suoi, leali a Conte. Questo è il titolo della pagina web del Corriere della Sera, ciò che viene messo in evidenza, l'incarico, il decreto di nomina, la fiducia, ecco quali sono le prossime tappe. Draghi, genitori persi da ragazzo, il liceo dei Gesuiti, chi è l'uomo che ha salvato l'euro? Qui c'è la storia e il ritratto di Mario Draghi. La Repubblica che titola così, adesso lo vediamo un attimo solo, qua c'è live proprio dal Colle. Draghi accetta l'incarico con riserva, consapevole dell'emergenza, fiducioso nel dialogo con i partiti, al via vertice di centrodestra, i 5 Stelle divisi, il PD, il nostro 11% non basta, la CGIL mossa, intelligente. L'ex presidente della BCE, mi rivolgerò con rispetto al Parlamento, con le risorse dell'Unione Europea possiamo fare molto. Questo è il titolo principale. Numeri in Parlamento, agenda e tempo, ecco i problemi di Draghi. Finita la vecchia maggioranza, su quali forze può contare Draghi alle Camere? Questo è il quesito principale che si pongono i quotidiani e che poi sarà il nodo che bisognerà sciogliere proprio per la sua nomina, la nomina di Draghi, alla presidenza del Consiglio dei Ministri. E questo è, abbiamo visto, è la Repubblica. Facciamo un passaggio veloce anche con le altre notizie dal mondo, una panoramica veloce di ciò che succede in giro per l'Europa e non solo. Coronavirus, infezioni quadruplicate fra i senzatetto di Parigi, queste sono anche le notizie che provengono dagli altri paesi. Poi vediamo il possibile programma di governo di Mario Draghi in 10 punti. È normale che a livello europeo si faccia anche il punto su quella che è la situazione politica all'interno dell'Italia. Covid-19, chi fa più vaccini in Europa? Tutti i numeri e la mappa. Poi ancora Cipro, fine dei passaporti d'oro. Regno Unito, addio a Sir Tom Moore. Poi allo sport, Olimpiadi a Tokyo, avanti tutta, ma l'80% dei giapponesi non le vuole. Ancora, l'Austria allenta le restrizioni anti-Covid. Leggiamo ancora in uno spunto. Federazione Russa, Navalny condannato a 3 anni e 5 mesi. Dalla Serbia giungono in Europa i vaccini anti-Covid sintetizzati ad est. Regno Unito, la contraffazione dei certificati Covid in tutta Europa. Queste sono alcune delle notizie che abbiamo letto in breve dalla pagina delle notizie del mondo. Proseguiamo con i titoli. L'ADN Cronos che riporta quanto ora andiamo a vedere. Crisi di governo, Draghi accetta l'incarico con riserva. Possiamo dire che i titoli principali di tutte le testate web adesso saranno principalmente molto simili, se non molti anche uguali, perché insomma, la notizia dell'ultima ora è proprio questa. Lo vediamo dalla raccolta dei titoli di Google News, anche l'ANSA, Mario Draghi è arrivato al Quirinale, effetto sui mercati, Milano apre in rialzo, lo spread in calo. Qui Quirinale in carico a Mario Draghi, accettato con riserva. Come abbiamo visto anche dagli altri titoli, anche l'ANSA resta sulla semplice notizia che abbiamo appena dato. Andiamo al post, leggiamo un attimo che apro. Toninelli dice che il 5 Stelle ha fatto di tutto per governare, perfino annientarci negli uffici
lavorare. Chiedo scusa per le pubblicità che si aprono e quindi adesso che non vengono a chiedere di votare Mario Draghi, aggiunge l'ex ministro, eccolo qua. Questo è il punto di vista anche in casa 5 Stelle. Andiamo avanti con la pagina del Corriere della Sera, poi vedremo anzi le pagine anche locali del Piccolo e del Messaggero Veneto con i titoli del Friuli Venezia Giulia. Proseguiamo intanto per adesso. Conte lascia con amarezza: ho sbagliato a dimettermi, forse se non lo avessi fatto. E qui le parole del premier uscente. Andiamo ad aprire anche l'articolo, se possiamo leggere qualcosa di più. L'ex premier con i suoi ironizza su Renzi, per citare poeta sono sereno. Poi la riflessione: ho sbagliato a dimettermi. Qui Conte con la sua riflessione, chiamiamola del giorno dopo, metaforicamente parlando. La soddisfazione di Renzi: l'avvocato ha giocato male, non è un politico e si vede. La telefonata a Berlusconi e Salvini durante il negoziato, poi scherza, noi contro il resto del mondo, 3-0, così Matteo Renzi. La sfida di una maggioranza larga è il bivio tra ministri tecnici o politici, in retroscena. Siamo alla questione virus, spike, abbassate mosse hacker, così Covid prova a sabotare i vaccini, come muta SARS-CoV-2. Il vaccino AstraZeneca riduce la trasmissione ed è più efficace se le dosi sono distanziate. Nuovi dati delle sperimentazioni in corso nel Regno Unito monitorate dall'Università di Oxford. L'efficacia sale al 59,5%. Dal 59,5% all'82,4% se passano almeno 12 settimane tra le due punture. Nei vaccinati si riduce la capacità di contagio anche dopo una dose singola. La Lombardia accelera via il piano Bertolaso, a chi toccherà e quando, il grafico della regione. Germania, il virus non frena, 975 morti, il team della OMS in Cina, dati mai visti prima. Ancora contro la crisi, la protesta di ristoratori e commercianti invade Milano, strade bloccate con 50 macchine, traffico in tilt. Sempre a Milano, Umberto, il clochard morto di stenti ma con 100.000 euro in banca. La sorella disse: non cercarmi più. Questi sono i titoli del Corriere della Sera. La Repubblica, abbiamo visto prima l'incontro Mattarella-Draghi, dagli queste pubblicità. Vediamo di toglierle, ok, con le posizioni poi degli altri partiti, anche della CGIL. Proseguendo nella pagina, oggi ce l'hanno con me, proseguendo con la pagina, numeri in Parlamento, agenda e tempo, l'abbiamo visto poco fa. E ancora i commenti su quanto si sta delineando. Ma Mario Draghi è di destra o sinistra? La domanda più gettonata nelle ricerche via Google. Il profilo: chi è Serena Cappello, la moglie di Draghi? Lei ne sa più di me. Ancora articoli con i titoli, nomi, toto ministri del governo Draghi, ipotesi Panetta per il MEF. Da Rep TV, Molinari, il dramma e la speranza nella decisione di Mattarella su Draghi. Ironia social, Toninelli: ci siamo annientati negli uffici per lavorare, non sosterremo Draghi. Poi il commento: bambini della crisi, dispettosi e saputelli, battuti dagli adulti. L'intervento poi, quando Draghi disse al meeting: i sussidi finiranno, ai giovani bisogna dare di più. Ancora il racconto, speriamo che esploro la missione impossibile del compagno Fico. Questi titoli sulla questione del governo e della creazione di un governo. Andiamo alle notizie locali, siamo al Piccolo che riprende alcuni titoli di oggi del quotidiano cartaceo. Trieste, sale la febbre per la lotteria degli scontrini, tra clienti confusi e negozianti arrabbiati. Poi viene sbalzato fuori dall'abitacolo e investito dalla sua stessa moto. Cormonese muore a 44 anni a Cividale. Notizia di cronaca, la tragedia che è accaduta nelle scorse ore. Trieste provoca un incidente col SUV e fugge, pirata rintracciato dai vigili urbani. Il racconto: rider di Gorizia si imbatte in un orso, i suoi occhi gialli me li sogno di notte. Poi la storia: Matteo, l'ingegnere gradese che fa volare Luna Rossa. Lutto nel mondo dell'impresa esontina, morto Gianfranco Di Bert, qui ricordato anche con questa fotografia accanto al simbolo della Confindustria Gorizia.
La novità, al via in marzo i test rapidi in farmacia in Friuli Venezia Giulia, spazi ad hoc, costi e personale, ecco come funzionerà. Questo è stato, questa notizia frutto dell'incontro di ieri fra il vice governatore Riccardi, la firma del protocollo che poi vede anche le farmacie in primo piano con le opere di tracciamento. Caos sulle punture agli ottantenni, ogni regione ha il suo calendario. Lavorare bene da casa, generale, Italia punta sul fitness e viene premiata, un caso particolare che vede in questo contesto tanti dipendenti del gruppo in smart working o lavoro agile, lavoro a distanza che sia. Austria, via i test antigenici obbligatori anche per i pendolari, ma la viabilità si allunga, ecco tutte le novità. E poi i fondi, trasporto e cultura in arrivo e ristori per 2.000 operatori del Friuli Venezia Giulia. Il Messaggero Veneto, Draghi dice sì a Mattarella, scende lo spread e volano le borse, si sfilano i 5 Stelle, si riunisce il centrodestra. Le reazioni, Draghi Presidente del Consiglio, la petizione partita dal Friuli ad aprile, ora il vento è cambiato, una buona notizia. Gli scenari, il discorso in televisione di Mattarella è l'epilogo scontato, dopo le dimissioni ora Conte è di fronte a un bivio. Da Le Monde al New York Times, i giornali stranieri incoronano l'ex presidente BCE, Draghi per salvare l'Italia. Questo è un po' il profilo che l'Italia dà di sé anche all'estero, almeno anche nei quotidiani o nelle testate estere, riguardo la situazione politica del paese, con Draghi, ex presidente della Banca Centrale Europea, che a quanto pare è un profilo che è stato molto apprezzato soprattutto all'interno dell'Europa e che viene in questo caso visto dalla Francia, ma anche dagli Stati Uniti, come una risorsa importante per rilanciare l'Italia. I principali giornali europei vedono bene la svolta impressa del presidente Mattarella. Vedo una telefonata che sentiamo, buongiorno. Ah, buongiorno Gullotta, sono Diego. Buongiorno Diego. Ma io volevo riprendere un po' il discorso che stava facendo poc'anzi con il riepilogo delle ultime novità da Palazzo Chigi. Sì. Io credo che non ci sia null'altro da aggiungere, se non il fatto che era facilmente prevedibile che non si poteva andare avanti con una maggioranza litigiosa tra tutti e su tutti i temi. Quindi era chiaro che si andava in un'unica direzione, era quella o delle elezioni anticipate, ma su questo il presidente Mattarella è stato molto chiaro, no? Si va incontro a un periodo di pandemia e soprattutto c'è alle porte il semestre bianco per il rinnovo della carica, della massima carica istituzionale, per cui anche quella strada che pur democraticamente avrebbe permesso ovviamente di dire agli elettori come quale governo avrebbe voluto, si è resa impraticabile. Adesso c'è un unico tema importante e dirò forse una cosa scontata: avremo molto probabilmente un governo tecnico con Mario Draghi, sicuramente un tecnico capace che ha già dimostrato a livello europeo di saper gestire l'economia, la finanza. Però attenzione, questo me lo dico io, insomma è una mia riflessione personale, questo ottimismo c'era stato anche tra il 2011 e il 2013 quando era salito a Palazzo Chigi un certo Mario Monti con la ministra Fornero. Abbiamo visto i disastri che sono stati fatti a quell'epoca, per cui il mio unico auspicio, vista la demenzialità politica che il Parlamento ha dimostrato, si spera che Mario Draghi, con le sue capacità, sappia gestire meglio la parentesi di governo che ci aspetta da qua ai prossimi mesi con il Recovery Fund. Tutto qua, il Recovery Plan soprattutto. La saluto, la ringrazio e le auguro una buona giornata. Grazie a lei, grazie Diego, buona giornata. Arricchisco con uno spunto. La figura di Draghi è stata quella che, quando era alla guida della Banca Centrale Europea, è riuscito a, passatemi il termine, ammorbidire la linea di austerità che aveva imposto Angela Merkel in Germania e poi aveva anche in qualche modo condizionato le scelte europee proprio sulla flessibilità dei conti dei singoli paesi. Quindi se dovessimo fare un pronostico, anche prendendo un paragone che può essere centrato in quanto governo tecnico, ma comunque ci saranno sicuramente delle differenze con Mario Monti, è proprio perché Mario Monti ha applicato un governo di austerità, un governo comunque rigido sui conti. Draghi in quel
periodo, poco dopo, è stato invece colui che ha voluto aumentare la flessibilità sulla capacità di investimento. Giusto o sbagliato che sia, i due approcci sono comunque fondamentalmente l'uno l'opposto dell'altro. Questo ci può far pensare che una guida del paese sotto il profilo economico, che è poi la grande sfida a cui si va incontro a seguito della pandemia, ma anche e soprattutto sulla capacità di tenere a posto i conti pubblici, forse Draghi potrà essere la persona giusta. Non lo dico io, non posso fare previsioni, non sono nessuno per farlo, però staremo a vedere. Parla comunque anche l'esperienza che Draghi ha ricoperto in Europa. Altra telefonata, buongiorno. Sì, pronto, buongiorno, mi scusi, sono in linea? Sì, prego, buongiorno. Ah, dottor Gugliotta, buongiorno. In riferimento a Draghi, allora voglio portare solamente due cose che lei sa benissimo che erano recentemente anche per televisione. Mi riferisco, primo, al terremoto di Irpinia. La Corte dei Conti ha certificato che la spesa per l'Irpinia è stata 12 volte superiore a quanto preventivato. Due, il buco a Napoli recentemente, un mese fa, vicino all'ospedale del Mare, l'ospedale del Mare preventivata la spesa di 200 milioni, spesa effettiva 400. Allora, può, e mi perdoni Gesù Cristo, neanche se viene Gesù Cristo, sarebbe, non serve aumentare le tasse, devono controllare, chiamiamoli tra parentesi, gli sprechi. Perché l'Irpinia di quanti anni fa parliamo? La Corte dei Conti, non lei o io che lei, 12 volte la spesa è stata superiore al preventivato, era per televideo poco tempo fa. Allora, sa quanti soldi sono stati sprecati? Sarebbe, l'Italia, e poi un'altra cosa, se chi opera nei partiti dimostra l'onestà che è dimostrata nel territorio libero di Trieste, allora siamo veramente a posto, perché si sa benissimo che l'onestà su Trieste non c'è minimamente, siamo derubati quotidianamente, ci applicano l'IVA che non deve essere applicata perché la legge 633 è chiara, chiara, chiara su tutto il territorio dello Stato. E cosa ha determinato i confini della Repubblica Italiana? Il trattato di pace. Siamo derubati, dobbiamo avere un bilancio separato, quindi se l'onestà di chi opera nei partiti è quella dimostrata nel territorio libero, povera Italia. L'Italia dovrebbe essere il primo paese al mondo, solo con il turismo, ha più del 50% dei beni culturali, bellezze naturali, si mangia bene, si beve bene, e Soprattutto. cos'è? È ridotta così stamattina sul piccolo. C'è il deficit di diversi paesi, provi a osservare, Sì. non so, Repubblica Ceca, Ungheria, Slovacchia, Slovenia, vanno attorno al 70-80%, l'Italia 159%, ma... Grazie. Grazie, altrimenti poi diamo uno spazio, spropositato a qualcuno e minore a qualcun altro. Risentiamo le parole di Mario Draghi. Scusate, buongiorno. Ringrazio il Presidente della Repubblica per la fiducia che mi ha voluto accordare, conferendomi l'incarico per la formazione del nuovo governo. È un momento difficile. Il Presidente ha ricordato la drammatica crisi sanitaria con i suoi gravi effetti sulla vita delle persone, sull'economia, sulla società. La consapevolezza dell'emergenza richiede risposte all'altezza della situazione ed è con questa speranza e con questo impegno che rispondo positivamente all'appello del Presidente della Repubblica. Vincere la pandemia, completare la campagna vaccinale, offrire risposte ai problemi quotidiani dei cittadini, rilanciare il Paese sono le sfide che ci confrontano. Abbiamo a disposizione le risorse straordinarie dell'Unione Europea. Abbiamo l'opportunità di fare molto per il nostro Paese con uno sguardo attento al futuro delle giovani generazioni e al rafforzamento della coesione sociale. Con grande rispetto mi rivolgerò innanzitutto al Parlamento
espressione della volontà popolare. Sono fiducioso che dal confronto con i partiti e i gruppi parlamentari e dal dialogo con le forze sociali emerga unità e con essa la capacità di dare una risposta responsabile e positiva all'appello del Presidente della Repubblica. Scioglierò la riserva al termine delle consultazioni. Buongiorno e buona giornata. E queste dunque le parole di Mario Draghi di non troppi minuti fa, di pochi minuti fa, con la sua volontà di accettare l'incarico con riserva, previa poi consultazione con i gruppi parlamentari. E quindi cercheremo di capire anche tra poco, assieme all'avvocato Gianfranco Carbone, che tipo di maggioranza si potrà delineare, quali sono poi le eventuali strategie che i partiti possono voler mettere in campo dal loro punto di vista e a che cosa si andrà incontro. Noi adesso ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria, vi ricordo nuovamente che andremo avanti fino alle 14.30 circa. E più tardi riprenderemo invece con Trieste in diretta alle 17.30, il telegiornale serale alle 19.30 e quindi chiuderemo alle 20.30 con l'ultimo spazio in diretta. Ci vediamo tra poco dopo la pubblicità.